infatti abbiamo previsto l'edilizia economica popolare non a caso, sempre una chiave incentivante in relazione al fatto che poi c'è una forte stretta credibilità che ha passato in maniera significativa la capacità mutuante delle famiglie e delle imprese. L'edilizia economica popolare significa andare incontro a giovani o comunque a chi presenta situazioni reddituali non proprio florie, affinché potesse accedere, potesse avere la capacità o la possibilità di poter acquistare un alloggio. Sicuramente non abbiamo dimenticato, se considerato c'è anche il presidente dell'associazione ecologisti, da l'urbanistico fatto anche nel rispetto di quelle che sono le norme oggi che tendono a tutelare l'ambiente. Oltre ad un'eleganza urbanistica che sicuramente sarà sviluppata, magari poi spiegata dall'architetto Tibune, ci sarà la potenza, per esempio abbiamo visto, se non mi sbaglio, la vista ciclabile, l'utilizzo di poi di pannelli fotovoltaici per quanto riguarda gli riscaldamenti e altre accortezze che poi magari sono raggiunte in maniera più tecnica. Questa operazione è un'operazione secondo me che è un ulteriore anello a quella che è stata la filosofia della nostra amministrazione, però a partire dal 2006, perché tutte quelle opere intorno alle quali c'era uno scetticismo generale, e ha ragione il sindaco quando dice quello scetticismo da bar di bassa lega, dove eravamo sempre abituati di fare solo chiacchiere, in realtà puntualmente sono state tutte realizzate, no? È inutile ripetere quell'elenco legato alla piscina comunale e altre opere, 118 eccetera, però noi siamo stati gli iniziatori e abbiamo strutturato tutto il processo per la realizzazione del campo sportivo, dei garage, abbiamo sviluppato una zona mista, abbiamo sanato Casaleo, abbiamo fatto un'ulteriore area del cimitero e oggi penso sicuramente che vinciamo un ulteriore submessa con una zona di espansione che entra poi in un mercato che presenta delle difficoltà, delle criticità attualmente, e anche questo è stato valutato da parte nostra al fine di non creare un eccesso di offerta che potrebbe determinare un eccessivo abbattimento delle distribuzioni dei margini, e quindi invece di poter aiutare le imprese potrebbe determinare un ulteriore picco delle stesse. Un'opera che rientra in un certo grado di ragionevolezza, perché in effetti quando si fanno degli investimenti all'interno di una comunità come la nostra devono essere investimenti ragionati, investimenti come preferisce definire qualche economista, investimenti che anche quando portano il comune a dar luogo ad un'azione debitoria devono essere redditi attivi, cioè che devono essere funzionali rispetto agli investimenti che poi creano lo sviluppo. Sicuramente io non mi trovo d'accordo per esempio su un'opera che sta via Torello e che sarebbe un mega teatro, una struttura sovradimensionata rispetto alla realtà di Siano. Secondo me quello è un investimento sostanzialmente inutile e c'è anche una difficoltà di conversione rispetto a quello investimento. Detto questo io vi saluto e passo la parola al direttore di Buone. Grazie. Buonasera. Entro direttamente nell'aspetto tecnico della vicenda e in effetti faccio una premessa che magari per chi non è che abbia una grande dimestichezza con quella dell'urbanistica, in effetti quello che una volta si chiamava piano regolatore e oggi con una terminologia abbastanza recente viene detto PUC, piano urbanistico comunale, è una previsione generale di quelle che sono le linee di sviluppo di un comune e rimanda sempre ai piani attuativi la definizione degli interventi specifici. Il comune di Siano nel 2006 ha questo PUC che è proporzionato sulle reali esigenze sulla sua attualità e naturalmente il suo programma di espansione viene demandato a questi piani attuativi che la normativa prevede che siano preceduti dalle schede tecniche che devono garantire il proporzionamento e il dimensionamento.
l'amministrazione, gli uffici, hanno diciamo, verificato che dei dubbi interpretativi tra diciamo, quello che veniva detto nel PUC che non consentivano di dare una univoca diciamo, risposta, un'univoca interpretazione per la redazione dei piani attuativi. E in questo senso mi hanno interpellato chiedendomi di approfondire gli aspetti e di diciamo, trovare la soluzione che quadrasse un po' tutta il cerchio, nel senso che fosse rispettosa del PUC, fosse rispettosa di tutte le norme nazionali e locali e che riuscisse a, diciamo, a risolvere diciamo, quei piccoli inciampi che rendevano incerta l'attuazione dell'attività di lavoro. Quindi mi sono avvicinato a questo problema studiandolo in ogni piccolo particolare e nello studio di queste problematiche, cosa che non si era neanche evidenziata in un primo momento, è uscito anche un altro aspetto, quello dell'eccessiva diciamo, superficie di abilità che non consentivano di rispettare tutte quelle che erano le norme sovraordinate che regolavano la materia. Per cui alla fine ho cercato la soluzione secondo una direttiva molto semplice, quella di toccare il meno possibile l'impostazione del PUC per quanto riguarda le zone di espansione, perché come ogni diciamo, piano urbanistico, il PUC è una specie di sistema di equilibri. Come se si va a toccare un equilibrio, automaticamente si sposta agli altri equilibri, per cui diciamo, bisognava poi andare un po' a rivedere tante di quelle altre cose che sarebbe stato diciamo, quasi, non dico di farlo tutto, però diciamo, andarlo sostanzialmente a modificare. Invece ho pensato di intervenire puntualmente solo in quelle parti che avevano bisogno di una specificazione. In questa maniera ritengo che il risultato sia stato diciamo, perfettamente quadrato con le previsioni del piano e che abbia risolto i dubbi interpretativi. Nello specifico, illustro quali sono stati i due punti sui quali sono intervenuto. Il primo era sul proporzionamento delle zone per edilizia economica e popolare e per i servizi diciamo, del terziario che diciamo, aggregato alla residenza. Approfondendo le norme generali della nazionali, si è visto che comuni come Siano non erano obbligati a prevedere una aliquota di edilizia economica e popolare, ma la scelta del redattore del PUC era stata proprio nel senso di dare un'indicazione, cioè di riservare una aliquota di edilizia economica e popolare all'interno delle zone di espansione. Il problema era qual è l'entità di questa aliquota in rapporto a quelli che sono gli obblighi da rispettare, gli obblighi di legge da rispettare. Allora, in effetti, perché la legislazione dice se il comune grande, oltre 50.000 abitanti, o capoluogo di provincia, l'obbligo minimo della libertà di edilizia economica popolare è il 40% di tutto lo sviluppo residenziale del paese. Se invece è di meno, deve essere proporzionato sull'effetto esigenza, quella che scaturisce dall'analisi dei dati che si intendono all'intendere dell'ambito comunale. Quindi si ha, essendo sotto i 50.000 abitanti, non essendo capoluogo di provincia, ma avendo avuto un PUC che prevedeva una linea di edizione popolare, la doveva proporzionare sull'effettivo fabbisogno. In questo gli uffici comunali hanno fornito dei dati.